Massimo Ferrini è il presidente di Remade in Italy, un'associazione di certificazione di prodotto, diciamo bene, sì, che è nata ormai qualche anno fa, anzi il nostro Green TG, dobbiamo dire, l'ha anche un po' tenuta a battesimo, siamo nati quasi insieme perché in quegli stessi anni stavamo trattando, forse anche in maniera un po' pionieristica, qualcuno di questi temi. Allora, come si è innestata l'esperienza di Remade in Italy in quello che adesso è il nuovo concetto dell'economia circolare? Ricordando come siamo nati, noi abbiamo un po' scommesso sul fatto che la circolarità avrebbe proseguito il suo cammino e che non si sarebbe fermata ai primi passi. Perché quando iniziamo a parlare di prodotti da certificare con materiale da riciclo, convinti che la difesa dell'ambiente, la sostenibilità, la certificazione di questo fosse un valore aggiunto da dare ai prodotti, non tutti i produttori ci credevano. Fino a quando non è diventata legge l'obiettivo della Green Procurement, che quindi ci sia una quota di acquisti verdi certificati da parte della pubblica amministrazione, alcuni produttori veramente non volevano far sapere che c'erano dei rifiuti in ultima analisi nei prodotti, c'era un pregiudizio, cioè, culturale, cosa che oramai è stato invece abbattuto. Beh, per adesso cui è un trend inverso, è un mercato in crescita, per cui noi abbiamo accompagnato questo mercato nel sostenere, nell'impostare alcune delle iniziative che alcuni produttori ha portato a studiare, a sviluppare fin dalla progettazione, che poi sono quelle indicazioni che vengono adesso dalla direttiva CE sulla circolarità, sull'economia circolare, l'abbiamo sostenuti proprio per portarli poi a dire guarda che così guadagni un tuo valore di mercato superiore a quello del tuo prodotto. Questo è stato l'avvio. Adesso ci credono di più. Che l'italiano insomma è un po' un santommaso finché sì, non vede non crede, oppure finché non gli dicono devi farlo per forza non lo fa. Diciamo anche che in questo c'è bisogno di chiudere anche noi alcuni cerchi di dubbi che la legislazione lascia sempre, per cui la famosa discussione sul land of waste, quando sì, una cosa che io butto via smette di essere rifiuto perché qualcuno la può riutilizzare, è uno dei termini che rende anche difficile e diffidente l'italiano talvolta. Nel senso che ognuno ha una sua interpretazione di quando finisce la vita di un oggetto. E su questo bisognerebbe mettere una parola fine. Se io quell'oggetto lo metto sul mercato perché qualcuno potrebbe fare un'offerta, vuol dire che l'ho tolto dalla categoria del rifiuto. Così come la volontà del gettare determina di per sé il fatto che una cosa lo classifico come qualcosa che non serve. Il fatto che lo prenda qualcuno che invece non lo considera rifiuto dovrebbe automaticamente, come dire, raccogliere. Ci sono più quelli che tendono a procrastinare il fine vita o più quelli che invece dicono adesso sta ancora prevalendo purtroppo un'idea che la tutela dell'ambiente viene dal considerare rigide le regole del fine vita, invece del considerare che siano cresciuti interessi anche economici e di conoscenza, però anche del recupero di molte sì, materie e alcune che, cose che 10 anni fa non si poteva recuperare tali, per cui oggi dovremmo favorire chi invece vuole una seconda vita diciamo, non il fine vita. Facendo un parallelismo anche con la ricerca scientifica, insomma tutto quello che non era possibile magari 10 o 20 anni fa ci aiuta invece a vivere meglio adesso. Se pensiamo a una delle cose più semplici nell'immaginario di tutti, nel momento in cui io smetto un maglione e lo butto via, per me è un rifiuto, ma se lo metto nel cassonetto e viene recuperato dalla cooperativa sociale, quello è un bene, sto producendo caso, valore. Però quindi sono io che arbitrariamente decido. È molto se una soggettivo. Cosa La legislazione oggi tende a sottolineare l'aspetto tu lo butti via un rifiuto. Se spostassimo un attimo l'obiettivo e dire ma favoriamo quello che lo trasformi in un nuovo bene, in una nuova materia prima, questo forse ci aiuterebbe anche a capire la circolarità e sostenere la via. Ci racconta se c'è un prodotto a cui è particolarmente affezionato che in questa lunga storia del Remade in Italy ha contribuito a... Ce n'è qualcuno, qualche curiosità? Allora, per ragioni storiche, nel senso che una delle cose con cui siamo nati assieme, l'abbiamo certificato, i sottofondi con cui da un lato si fa il tartan anche per le piste importanti dell'atletica, ma soprattutto è il tartan che viene utilizzato per i campi giochi dei bambini, per
indurre alla sicurezza, che è quasi 100% viene fatto con materiale da riciclo, gomme, plastiche, in modo particolare, credo che questo sia una delle cose che più ci ha dato soddisfazione per la crescita. Da palestra, sì. Da palestra, ma anche per i campi gioco all'aperto, sotto gli scivoli, per, proprio per i bambini piccoli. Diciamo. E lì siamo riusciti a fare all'aperto. Un bel lavoro. Lì siamo riusciti a fare un bel lavoro. Poi ci sono le sfide che adesso con l'apertura del ciclo degli acquisti del Green Procurement nel campo dell'edilizia invece sono le sfide vere, che sono i prodotti cementizi, cioè la possibilità di utilizzare e di riciclare per le strade, per i sottofondi stradali, per formare blocchetti nuovi, materiali appunto rifiuti che prima invece erano ritenuti non riutilizzabili, e questa è la sfida invece che qualora si dovesse finalmente vincere mettendo tutti i puntini a posto, è invece quello della felicità di dire abbiamo aperto una strada per cose che prima erano tassativamente rifiute. Il settore della costruzione, abbiamo parlato poco fa con l'Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento, l'ITEC, che forse conoscerà, che invece produce cemento da materiale riciclato, e ci spiegava appunto che c'è anche qua un discorso pregiudiziale da superare, perché ancora molte aziende, pur volendo riuscire a fare questo tipo di cemento, hanno difficoltà ad avere proprio le certificazioni, quindi una burocrazia che questi sono i passaggi che limita, e anche tanto sostrato sociale che non vuole poi accanto alle proprie case, alle proprie cose, chi dovrebbe fare questo tipo di manufatto. Quindi diciamo c'è più un discorso culturale ancora da risolvere. Il Remedy in Italy qui a Ecomondo che cosa è venuto a dire e che cosa farà in questi giorni? Noi siamo venuti come sempre a proporci per, appunto, per i tanti nuovi produttori che ogni anno si affacciano a Ecomondo dicendo scoprendo che qui c'è una fiera ormai storica che invece nasce dal mondo del rifiuto, che oramai è cresciuta molto. Si chiamava Ricicla tanti anni fa. Da quell'evento oggi ne è nato invece un settore economico molto importante, quello dell'economia green. E in secondo luogo a dire una cosa, noi adesso ci candidiamo a fare la volta la certificazione che già facciamo, vogliamo crescere e diventare la prima certificazione di prodotti di economia circolare. Questo è l'avvio di un percorso, e qui siamo venuti a parlarne con quelli che sono più esposti e più interessati in a questa avventura, per vedere di fare come sempre la strada assieme. Non c'è, noi non siamo mai andati da soli, no, non c'è certificazione di questo tipo, cioè, non si parla tanto di economia circolare, no, non esiste, non un marchio, non che c'è un marchio, vorremmo farlo e far crescere il nostro e farlo assieme a chi sarà più interessato, cioè coloro che appunto in questi anni sono partiti dalle materie che venivano buttate via, le hanno fatte diventare materie prime e seconde, e adesso prodotti più che stanno più sulla cresta dell'onda. Bene, speriamo che l'anno prossimo venga a darci la notizia che questo bollino sia già partito o stia partendo. Grazie Massimo Ferlini, presidente di Remade in Italy. Buon lavoro.